Ciao, sono William Bisacchi. Oggi ti parlerò della sostituzione degli infissi. Se stai pensando di cambiare le tue vecchie finestre, fai molta attenzione a questo video perché ti illustrerò delle cose che la maggior parte dei venditori non ti dirà mai. Due principali modi di montare le finestre. Uno è appoggiando la nuova finestra sopra la vecchia, l'altra è togliendo tutto quello che c'era una volta. Uno funziona, l'altro ti darà dei problemi. Quello più utilizzato purtroppo è quello che darà sempre dei problemi e si chiama la posa in sovrapposizione. Prendono un serramento nuovo di ultima generazione e lo vanno ad appoggiare sopra il vecchio, come puoi vedere qui. Questo porta a tre gravi conseguenze principalmente. La prima è che la tua casa diventa buia, ti portano via la luce. 5-6 cm ogni lato della finestra, che possono sembrare poco di primo acchito, ma se moltiplichiamo per i tre lati della finestra e per il numero delle finestre, in un appartamento medio può equivalere fino a una finestra, come se ti portassero via, ti rubassero la finestra del bagno. Se tu lo sapessi prima, non credo che accetteresti questo tipo di soluzione. Secondo problema molto grave è il fissaggio meccanico. Se si va a fissare una cosa nuova su una cosa vecchia che ha già 40 anni, col tempo ti darà dei problemi. Ti può fare infiltrazioni, ti può ammuffire il legno dentro, tra 20 anni ne avrà 60 quel legno lì. Non è una gran soluzione, la finestra non sarà stabile perché il fissaggio non è fatto come si deve. Anche se attraversi la vecchia finestra e arrivi nel muro, quell'elemento lì nel mezzo è un elemento che ormai ha dato quello che doveva dare. Problemi te li darà sempre. Terzo problema, parliamo di estetica. Io non credo che se tu cambi le tue finestre vorresti avere una finestra più brutta di quella che c'era prima. Ecco, montando con questo sistema diventerà più brutta perché all'interno ci sarà un coprifilo molto grande che dovrà andare a coprire lo spessore del vecchio serramento. Quindi coprifili grandi così, puoi vedere un esempio qui, coprifili molto molto grandi e coprifili orrendi. Sistema invece che funziona, si va a smontare, a smurare il vecchio telaio della finestra e il nuovo si monta nell'identica posizione dove era la vecchia. In questo modo si ottiene il vantaggio che non perdi nessuna luce. Il fissaggio meccanico diventa perfetto. Qui abbiamo un sistema di tenute, abbiamo un sistema brevettato che non ti farà mai infiltrazioni, la finestra rimarrà stabile, avrai zero manutenzione e il coprifilo sarà molto molto bello. Questi sono i vantaggi principali. Poi ce ne sarebbero tanti ancora da dire. Ma perché allora montano tutti in questo sistema qua, almeno il 90%. Primo motivo, costo, è molto più economico, la finestra è anche più piccola, arrivi lì 4 viti e è finito il lavoro. Secondo, appunto, la semplicità, è molto semplice, ti possono mandare dei posatori esterni che lavorano un po' così, spesso ti dicono che sono i loro, invece ti mandano il primo che capita. Terzo motivo, i propri interessi, perché se uno ha a cuore i tuoi interessi non ti proporrà mai questa soluzione. Se ti propongono questa, non ti far fare nemmeno il preventivo, vai via direttamente. Questa è la soluzione giusta, ma attenzione, questa te la deve fare un professionista, uno che è capace a usare questo tipo di sistema di montaggio, toglie il vecchio telaio senza rovinare il muro, perché se non l'ha mai fatto, la casa te la rovina. Di qua però, anche se sono capaci a farlo, anche se lo fanno sempre, la casa te la rovineranno per forza, perché è una cosa brutta, non è stabile e ti fa la casa più buia. Io non credo che nessuno vorrebbe una casa più brutta e più buia e che col tempo ti darà anche problemi di manutenzione. Cambi le finestre perché non ci vuoi più pensare, fai il lavoro, spenderai un pochettino di più, avrai i posatori in casa un giorno in più, due giorni in più, a seconda di quando avrai le finestre, ma per 30, 40, 50 anni, a seconda del prodotto che avrai scelto, sarai a posto per sempre. Quindi affidati a un esperto, un professionista, uno che ti consigli di smurare il vecchio serramento, che ti dia una garanzia sulla posa in opera, sul risultato, testimonianze di lavori già fatti, fatti come si deve, un esperto come William Bisacchi, da un'azienda seria come la Bisacchi di Gambettola. E se vuoi maggiori informazioni, visto che il video deve essere breve e non posso dilungarmi troppo, compila il forum qui sotto. Entro 24 ore ti richiamo e ti spiego tutto come funziona. Al prossimo video.